coerenza e ricerca della verità. Questi sono i punti di contatto. Sì, assolutamente. Noi siamo qui per rivendicare la forza e la capacità di governo di uno schieramento progressista, e abbiamo sempre pensato dall'inizio, anche se non è stato il nostro candidato da noi indicato, però tra i candidati che sono stati proposti Michele Forgia sicuramente si è rivelato subito competente, serio, rigoroso e dotato anche di una forza di carattere che secondo me è quella necessaria per assicurare al prossimo governo della città anche una capacità di rinnovarsi senza disperdere, come abbiamo sempre detto, anche l'esperienza passata. Quindi valorizzare l'esperienza passata, tutto quello che di buono c'è stato, ma anche un segno di rinnovamento forte da una persona capace, leale, competente, seria e rigorosa. Presidente, martedì si vota la fiducia a Michele Emiliano. Che clima ha incontrato nel suo tour? Cosa le chiede il popolo del Movimento 5 Stelle? Il popolo del Movimento 5 Stelle, in linea con la nostra tradizione, richiede assolutamente delle garanzie massime che l'azione amministrativa della Regione Puglia sia nel segno della piena legalità, del si doti anche di strumenti, di antidoti appunto, per prevenire il malaffare. Di qui il patto della legalità che abbiamo consegnato a Emiliano e di qui anche la proposta di legge per istituire un nucleo ispettivo che possa operare a qualsiasi livello, dove ci sono consulenze, nomine, dove c'è qualsiasi ganglo dell'azione amministrativa che possa prestarsi e possa rendersi permeabile anche a persone di malaffare. Noi dobbiamo prevenire questo. C'è da parte di Emiliano e dei suoi uffici una disponibilità, l'abbiamo affinato sul piano tecnico, c'è piena condivisione sia dal punto di vista politico e anche dal punto di vista tecnico. Io credo ci sono le premesse perché tutto questo venga adottato e quindi si rafforzi la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa pugliese. Questo è il fatto che potrete la fiducia, una rete di maggioranza. Di misure eversive da parte del governo. Il Movimento 5 Stelle cosa farà? Concreto è appoggerà un eventuale referendum dal voto differenziato? Guardi, io ho detto che questo è un governo che non solo ovviamente sta facendo deprimere l'intera economia del paese, ma in particolare sta mettendo in ginocchio il Sud. Noi abbiamo fatto tanto per far ripartire il paese, abbiamo un piano nazionale di ripresa e resilienza che è in ritardo nell'attuazione dei progetti, peraltro c'è un problema anche per quel che riguarda le truffe che già sono state denunciate a livello di procura europea, ma soprattutto ci preoccupa il fatto che in prospettiva, se continueranno questi progetti del governo, il Sud arrancherà sempre di più, si troverà sempre più indietro con l'autonomia differenziata, si troverà senza decontribuzione Sud, misure fondamentali per rendere più competitiva l'attività di impresa qui al Sud, visto il divario di infrastrutture e di servizi. Da ultimo mi dico ad esempio un ulteriore elemento che vengo fuori, ogni giorno ne viene una fuori, e cioè il governo ha cancellato 4,6 miliardi del fondo per equazioni infrastrutture Sud, 4,6 miliardi. Adesso lo ha rinominato in qualche modo, lo ha ripresentato, ma si parla di scarsi 800-900 milioni, parlavamo di 4,6 miliardi. Quindi è un governo che sistematicamente sta cercando di recuperare risorse togliendole al Sud, ma al Sud sono risorse vitali, sono fondamentali per consentire al Sud di poter recuperare un divario e di poter essere competitivo. Tornando alla regione, martedì, ho detto innanzitutto è ben chiaro che il Movimento 5 Stelle non si presterà mai a iniziative strumentali del centrodestra. Il centrodestra fa bene a non alzare la testa, a non dar lezioni a nessuno, perché non abbiamo il tempo, ma potrei fare l'elenco dello scambio politico mafioso che riguarda le amministrazioni di centrodestra in tutta Italia. Quindi detto questo, noi valuteremo, ovviamente si tratta di valutare anche l'azione amministrativa a livello regionale si è qui svolta, e noi siamo completamente corresponsabili, fieramente responsabili di tanti progetti positivi che abbiamo avviato prima di lasciare gli incarichi in regione. E poi ovviamente c'è anche il passaggio al patto di legalità e del progetto sul nucleo ispettivo,
c'è un riscontro positivo, quindi non ci sono ragionalmente gli elementi per offrire il destro a questa azione strumentale delle forze politiche di opposizione. Questo è un punto. Per quanto riguarda il resto, ne parleremo con calma. Senti, Italia Viva sta per lasciare questa coalizione dopo della referendum. Ma guardi, è una cosa che non commento, io posso commentare quello che ho fatto io. Io sono stato, come sapete, a Portella della Ginesta, c'era la CGIL che raccoglieva le firme. È stata la mia prima occasione che si è presentata e ho firmato per i referendum della CGIL. Ma vorrei far capire una cosa, guardate che non è che qui si tratta per il Movimento 5 Stelle di qualcosa di nuovo. Noi quando siamo stati al governo abbiamo adottato il decreto dignità contro la precarizzazione, cioè abbiamo iniziato a smontare il Jobs Act. Il Jobs Act ha creato lavori sempre più precari, ha favorito la moltiplicazione dei contratti a tempo determinato. Oggi ormai siamo su un crinale dove lavoro a chiamata, a tempo indeterminato, a tempo determinato, lavoro stagionale, c'è un orizzonte di vita precaria, per cui oggi poi è difficile avere un mutuo per i giovani, è difficile mettere su famiglia. Cioè, se il governo vuole contrastare la denatalità, infatti non si fanno figli, piuttosto che mettere le tasse sui pannolini, prodotti di prima infanzia, dovrebbe cercare di incentivare la stabilità dei rapporti di lavoro e soprattutto, come dicevamo prima, decontribuzione sud, che è stato fondamentale, ha consentito di assumere 3,7 milioni di lavoratori nel 2021-2023. Grazie.